Signore, scusi, una domanda. Che cosa ne pensa lei di questa campagna contro la droga? Beh, che se la campagna è contro la droga, la città è a favore. Devo guardare qua! Ho sentito tutto! Ah, ero lì fuori che lavoravo nell'orto! Ah, a un certo punto ho sentito un botto! Ah, e pipipum! E papapè! Una roba, ho visto, c'era il camion che è andato contro la muretta e tutto quanto, il mais per terra, le robe, un disastro. E c'era gente che se raccoglieva le robe e se le portava via, ma è morto della gente. Ah, non è morto nessuno. Ma insomma, comunque quello là ci ha rovinato la muretta, Mi scusi, una domanda per il nostro giornale. Che cosa ne pensa delle nuove misure del governo? Beh, sono d'accordo, ci vuole più restrizioni, più robe, più stare attenti, più salute, più la gente stare a posto, perché insomma qua bisogna avere più spazio, più novità, più cose, andare sempre a fare tutto. Ma no, guardi che io non abito nemmeno qua. Ma no, passavamo e non sappiamo che cosa sia successo, abbiamo visto della gente correre, ma c'è stato qualche morto, qualche roba brutta, così, non lo so, cosa è successo? Ma è vero che in questo parco c'è gente che vende la droga a dei minorenni? Oddio, minorenni, non so. Non è che ci chiediamo la carta d'identità. Come stanno andando gli affari in questi giorni? Guarda, sono 20 anni che ho il bar qua. Ogni anno ce n'è una. Una volta a pagare il mutuo, finito il mutuo, al prestito. Arrivano le multe per il plateatico. Due che si scortellano qua fuori e la gente poi non va più a venire. Comincia a lavorare un po' e ci mettono le restrizioni. Chiudono tutto perché è la peste suina. Qua è tutto magna e noi altri non mangiamo mai. Per fortuna che ho dei toast qua ogni tanto. Uno, beh, è una roba che guarda che non può mica andare avanti. A televisione? Ma quale? Ho sentito? No, io non ho sentito niente. Non so niente io. No, noi eravamo qua, ma siamo qua così. Non è che facciamo roba che non va mica bene, tipo vendere la droga. Noi eravamo qua tranquilli. Mario, metti via tutto. Scusi, ha visto anche lei il film? Che cosa ne pensa? Ma guardi, è un film perfetto perché è un andamento un po' polacco, non c'è spari, grossi conflitti, è tutto un po' piatto. E io che ho dei problemi di insonnia, mi son fatto una dormita. Volevo ringraziare proprio i registi, anche gli attori che non urlano mai, grazie. Me lo compro, quando esce, appena esce me lo compro. E nel frattempo psicofarmaci, cosa vuol fare? Come? No, non mi interessa. Devo andare via, devo andare a lavorare, scusate.